Allora, le principali competenze richieste sono di carattere organizzativo, gestione e risoluzione di problemi e attenzione e sorveglianza di che tutto proceda nel migliore dei modi. Sicuramente un diploma di scuola superiore, tecnico possibilmente, e poi una formazione data dall'azienda sia a livello di sicurezza alimentare che a livello di sicurezza lavorativa. Oltretutto serve un affiancamento a personale già qualificato e esperto nel campo. Consiste nella pastorizzazione del prodotto stoccato in un seme lavorato. Il lavoro si trova in piccole, medie e grandi aziende nel settore privato. Le difficoltà sono nella gestione e risoluzione di eventuali problemi nella gestione dell'impianto. Le proiezioni future sono molto positive perché questo tipo di lavoro offre un'ampia gamma di opzioni, anche perché il tipo di impianto è molto simile tra azienda e azienda.